particolare. Sì, cade diciamo a fagiolo nel momento in cui si scoperchiano gli scandali della Regione Lazio, nel momento in cui la Polverini, come dire, scarica tutto senza ammettere che la sua giunta, con le consulenze, con milioni su milioni di spese di rappresentanza, con uffici stampa ipertrofici, ha sperperato il denaro dei cittadini quanto e come il Consiglio. Certamente lei cerca di venire fuori da questo scandalo, ma ne è assolutamente compartecipe, se non altro perché ha scelto lei Fiorito per metterlo in lista, è il suo compagno di merenda e ora non può prendere le distanze. Noi abbiamo per anni proposto al Consiglio regionale di cambiare questo andazzo, abbiamo presentato per 3 volte di seguito una legge, una proposta di legge per ridurre i salari dei consiglieri, per abrogare questa vergogna del vitalizio, e per 3 volte di seguito le nostre proposte di legge sono state bocciate dalla grande maggioranza dei consiglieri regionali, e quindi a un certo punto siamo stati costretti, se il Consiglio non è capace di prendere quelle misure di moralità che deve alla nazione, che deve ai cittadini, e abbiamo pensato che debbano essere i cittadini a imporglielo, quindi l'unica strada possibile era il referendum. Ancora all'inizio dell'anno abbiamo depositato i quesiti, 6 mesi di raccolta di firme, oggi la conclusione, quindi non un'iniziativa che vuole rispondere agli scandali, ma un'iniziativa che li ha preceduti e che voleva impedire che questo andazzo andasse avanti. Ora la parola passa ai cittadini e siamo sicuri che i cittadini del Lazio il prossimo anno nei referendum abrogheranno questi vitalizi per i consiglieri e assessori regionali. Speriamo che questo sia di stimolo anche alle altre regioni. Poi voglio ricordare che l'anno prossimo voteremo non solo su questo, ma anche sui referendum per l'acqua pubblica e per un nuovo piano dei rifiuti, per respingere il piano rifiuti di scariche inceneritori, quindi un pacchetto di 3 referendum in cui i cittadini diranno la loro sulle politiche regionali, per l'ambiente, per la dignità della politica, e risolvendo dal basso problemi che questa classe politica non è stata capace di risolvere. Questo può rappresentare anche un punto, diciamo, di partenza per la campagna elettorale, anche per le elezioni comunali a Roma? Ma sicuramente acqua, rifiuti, moralità della politica saranno, insieme alla richiesta di fermare il consumo di suolo, tra i punti fondamentali della nostra campagna elettorale e anche di, come dire, delle cose che chiediamo agli altri partiti su cui pronunciarsi e anche ai candidati sindaci. Non c'è candidato sindaco a Roma che può essere credibile se non risponde ad esempio alla richiesta del referendum sull'acqua di rendere pubblica l'acqua di Roma. La nostra proposta è chiara, è nota, è scorporare l'acqua dalla CEA, darla in gestione ad un'azienda pubblica partecipata. Quindi nel Lazio c'è un'altra politica? C'è un'altra politica, nel Lazio innanzitutto, nel Lazio, a Roma e anche in tutta Italia, c'è innanzitutto lì dove i cittadini si organizzano per difendere i propri interessi e fanno la buona politica, perché la buona politica è quella per rivendicare i diritti a partire dall'organizzazione dei cittadini, ma c'è anche una buona politica nelle istituzioni, lì dove la sinistra riesce a mantenere, come dire, la testa alta rispetto agli inciuci e ai compromessi che questa classe politica di maggioranza e purtroppo alle volte anche di opposizione fa con i poteri forti di questa città. Lo scandalo maggiore non sono gli sperperi della regione, che sono gravissimi e meriterebbero di mandare in galera la gente, ma lo scandalo maggiore è quando la giunta comunale o regionale si accorda con Caltagirone per regalargli decine di milioni di metri cubi di nuove costruzioni. Lo scandalo maggiore è quando questa regione si accorda con Benetton per regalargli 1.600.000 ettari di terreno agricolo per raddoppiare il suo aeroporto.
E su questo i cittadini dovrebbero cominciare a fare attenzione. Non ci sono soltanto le ruberie dei consiglieri regionali, perché per ogni corrotto esistono dei corruttori. Questi corruttori hanno nomi e cognomi e sono i poteri forti di questa città. Si chiamano Caltagirone, si chiamano Cerroni, si chiamano Benetton, si chiamano Toti. E a questa cosa dobbiamo fare attenzione, perché sennò rischiamo di cambiare classe politica ma di mantenere al potere di fatto sempre gli stessi ipermiliardari che da anni e da decenni decidono il destino di questa città.